abbia ricevuto. Sono molto volentieri al mondo. Grazie anche per il fatto che avete pensato all'ISDE come una delle associazioni ONLUS di volontariato, di medici che si battono per l'ambiente e la salute. Poi alla fine vediamo se riesco a farvi anche passare questo messaggio, perché un medico si dovrebbe interessare dell'ambiente. E noi stiamo lavorando molto nella classe media di tutta Italia per far capire ai medici che devono essere loro i primi a interessarsi ai problemi dell'ambiente, della salute dell'ambiente. Io mi sposto così, leggiamo insieme le slide. Vi ho portato una serie di slide perché in questo modo riusciremo a affrontare meglio i vari argomenti. E se l'amico ci aiuta, andiamo avanti? Sì, andiamo avanti. La mia non vuole essere una lezione, vuole essere un'informazione essenzialmente. Un'informazione costituita da dati, il più delle volte sono dati discorsivi, ma molto spesso sono dati proprio scientifici che noi traiamo da tutti gli studi internazionali, perché come associazione abbiamo due mission. La prima è quella di dare dei documenti e dei dati scientifici altamente validati. La seconda è quella di essere dei consultori per gli enti, i comitati, i cittadini, le amministrazioni che ci vogliono ascoltare. Essenzialmente dobbiamo capire perché, che cos'è questo ambiente. L'ambiente e la salute sono due parole strettamente collegate. Dati dell'OMS ci dicono che 3 su 4 persone muoiono per problemi di inquinamento o di stile di vita, ma sono oltre 100.000 le sostanze che ogni giorno immettiamo nell'aria, nell'acqua, nel suolo, di cui non conosciamo effettivamente la ricaduta. La parola ambiente in biologia significa essenzialmente ciò che può influire sull'organismo, bisogna intendere ciò che può influire sull'organismo. Adesso vi voglio fare un esempio, perché anche io voglio capire, molto spesso mi dico, ma che cos'è questo ambiente? Che cos'è l'importanza di questo ambiente che ci circonda? Chi di voi crede essenzialmente nella creazione, in Dio, probabilmente sa già per fede che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza. Ma se crediamo un poco nel discorso della biologia, dobbiamo immaginare che noi siamo nati da un'unica cellula. L'unica cellula che poi potenzialmente ci sviluppa e ci fa crescere in oltre 170 tipi di tessuti diversi. L'evoluzione della specie è legata a un ambiente che ci ha modellato negli anni. Che cos'è che ha potuto creare l'uomo oppure tutte le specie animali? Lo ha creato l'ambiente che ci sta attorno, cioè l'ambiente che influisce ed è su tutte le risorse del mondo. L'ambiente è importante, perciò lo dobbiamo mantenere in salvo. Questo è il messaggio, ve lo dico subito, lo dico immediatamente, perché è troppo importante capire questo concetto. Lo dobbiamo mantenere in salvo perché è l'ambiente che determina la salute o la malattia delle persone, e specialmente dei nati, dei nuovi nati e delle future generazioni. Andiamo avanti. In ecologia, ambiente significa essenzialmente bioma. Però quello che vi voglio far vedere è come la relazione complessa e dinamica tra l'ambiente, l'ecologia, per esempio, e gli esseri viventi. Andiamo avanti. Questa è una cellula. Come vedete non c'è nulla di semplice. In biologia, nella nostra natura, non c'è nulla di semplice. Noi siamo complessi, estremamente complessi. Eppure questa complessità ha determinato nella biologia e nella vita costruttiva l'evoluzione di quello che oggi noi siamo. Qualsiasi cosa, fosse anche una molecola di pesticida, una molecola di diossina, o un virus, o un ormone, influisce fortemente su tutta la complessità di una cellula. Andiamo avanti. Andiamo, dopo questa breve premessa, andiamo proprio a vedere che cosa sono i pesticidi. Sono delle sostanze deliberatamente, specificatamente studiate per uccidere. Il pesticida ideale dovrebbe essere quello che è tossico per l'organismo e noi desideriamo togliere, eliminare, però poi diventa il nocciolo per gli altri organismi, ma non è così. Andiamo avanti. I rischi e i benefici, ci sono dei benefici.
Io parlo spesso con, un amico e professore universitario dell'Università di Campobasso, dell'Unico, che è un agronomo, lui mi dice che non possiamo fare a meno di alcune sostanze. Lui è convinto di questo. Non riusciamo ad andare molto d'accordo, però, su questo argomento. Però, la protezione di culture, per esempio il controllo di alcune malattie, le aflatossine, che sono state delle sostanze che danneggiano il fegato e fanno venire dei tumori al fegato, sono state controllate grazie alle sostanze, pesticidi, diciamo, questi fitofarmaci, che hanno controllato per alcuni versi le tossine che potevano svilupparsi sulle sementi. Però i rischi essenziali sono che sono tossici anche per l'uomo, non solo per gli animali, gli insetti o altre cose, e hanno un impatto sull'ambiente importante. Questa è un po' la classificazione, è difficilissima fare una classificazione, sono talmente tante le molecole che abbiamo veramente difficoltà a comprenderle in più o in alcuni gruppi. Andiamo avanti. Ma comunque, in qualsiasi modo, noi gettiamo i pesticidi, fosse pure nel giardino di casa, o nelle mattonelle per non far crescere l'erba, però in ogni caso determiniamo l'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque, profonde e superficiali, con una serie di danni che possono riversarsi verso l'uomo, la fauna, altre piante, bestiame, organismi acquatici, eccetera. I pesticidi hanno dei meccanismi di azione diversi, alcuni tipi di DDT, il famoso DDT, che oggi ancora ritroviamo nelle acque dei danni, per esempio, dell'Alta Italia, perché i ghiacciai e le acque si stanno sciogliendo, tutto il DDT che è stato immesso, è stato captato dai ghiacciai per 30-40 anni fa, lo ritroviamo adesso nelle acque del lago di Garda. Questo è un grosso problema. Ma agiscono come azioni di una depolarizzazione sulle membrane nervose, o una aumentata permeabilità, oppure inibiscono un enzima, la cetilcolinesterasi. La cetilcolinesterasi è un veleno, perché è per il sistema nervoso centrale, non solo il nostro, ma anche quello degli animali. Gli effetti ecotossicologici di queste sostanze sono effetti sui meccanismi, sugli organismi acquatici, sulle api, come diceva anche Franca, poc'anzi. I neonicotinoidi sono stati la causa fondamentale della moria di api in tutto il mondo. La tossicità sugli ombrichi, che sono il fermento della terra, e effetti anche su altri animali che possono essere più o meno vicini o lontani dal punto in cui sono stati gettati, sono state emesse queste sostanze. In Italia abbiamo, questa è un po' datata, probabilmente del 2012 questa slide, però per farvi vedere come, mentre in Europa la media per ettaro è di 3,8 kg, in Italia quasi abbiamo raddoppiato il dosaggio. Questo probabilmente anche banale, perché bastava un piccolo controllo in più, un po' di disciplina in più. Chi vendeva chi vende ancora oggi questi soggetti, queste sostanze? Vi posso assicurare che sono andato personalmente a chiedere qualcosa per il mio giardino, per le mattonelle vicino casa, mi hanno dato il glifosato senza dicendo, ma no, è innocuo. Più efficace. Sì, è più efficace, lo chiamano il seccatutto. Il seccatutto, cioè, immaginate che cosa non significa. Andiamo avanti. Ma vi do adesso alcuni dati, così andiamo verso il vero significato della giornata, capire che cosa determina poi nell'uomo, che ci sono degli studi. L'EFSA, che è un ente per la salute alimentare, ha fatto dei test e ha visto come nel 2,2% dei campioni di alimenti hanno trovato dei pesticidi con una dose massima consentita che è superiore al livello massimo consentito. Poi vi dovete spiegare cosa significa questo livello massimo consentito, questa dose accettabile. Ma poi le parliamo. Su 2.663 prodotti alimentari per bambini,
addirittura 4 avevano più di un residuo oltre la dose minima consentita. Questo cosa significa? Che ormai è inutile che ci nascondiamo. I pesticidi negli ultimi 20-30 anni hanno inquinato tutte le in tutti i modi, i suoli, le acque profonde, le acque superficiali, gli alimenti, e li ritroviamo anche nella maniera più tranquilla, anche nei prodotti più controllati, li ritroviamo anche nei prodotti dei bambini. Cosa mangiamo? Questo studio di Lorenzini, ma non è la stessa, non è il ministro, deve essere un suo segreto nome, questo studio del 2010 ha fatto vedere come riusciamo nei vari anni a ingurgitare in un impasto addirittura anche 13 alimenti, 13 pesticidi diversi, con una media che non è assolutamente bassa. Andiamo avanti. Frutta, pane, vino sono le sostanze, sono gli alimenti cibi dove troviamo di più queste sostanze. Legambiente ha fatto vari studi, questo è nel 2012, in cui addirittura più alimenti, più residui si ritrovano, pesticidi con residui maggiori si trovavano in più di un alimento. Andiamo avanti, questo è il 2017, proprio ultimo, sempre di Legambiente, in cui sono assolutamente aumentati i multiresidui. Andiamo avanti. Sempre Lorenzini, in un pranzo completo, dice che possiamo assumere addirittura 91 pesticidi diversi, tutti contemporaneamente nello stesso pasto. Io dico, ma come è possibile? Quando andiamo al ristorante e facciamo un pranzo di matrimonio, quante portate ci portano? Quante portate? 13, 15 portate? E probabilmente in un caso del genere arriviamo a 91 sostanze diverse. Allora, se tutte quante sono al di sotto della media, se tutte quante sono nei limiti consentiti, ma 91 contemporaneamente, che agiscono contemporaneamente e non sappiamo come e dove agiscono, potenziandosi a vicenda, questo è già un punto. Questo è uno studio del 2007, però vedete, del 2010. Però vedete, nel 2007 il procedimento ancora era ritrovato negli alimenti ed è stato revocato nel 2007, cioè 3 anni prima, è stato bandito in Italia, non si poteva più utilizzare. Questo significa che ancora abbiamo residui di provicidone negli alimenti. Andiamo avanti. Un bambino, la dose è giornaliera sopportabile. Questi sono un pasto di un bambino normale di vari anni, con 13 residui. No, andiamo avanti, però c'è da riflettere su questa slide. Questo è uno studio americano. Hanno analizzato le urine dei bambini negli asili e hanno visto che esisteva la possibilità di rintracciare sia il malathion che il triclorotriodinone. Sono due pesticidi diversi. Hanno fatto una dieta attenta, biologica, per una settimana, scomparivano completamente o quasi completamente nelle urine queste due sostanze. Chiaramente poi hanno ripreso la dieta normale e la presenza dei vari pesticidi ritornava a quella di prima. Però questo ci fa ben sperare, cioè è chiaro che noi abbiamo bisogno di cambiare proprio il modo di ragionare. Se vogliamo continuare a pensare che il nostro ambiente, la nostra discarica, possiamo gettare di tutto, possiamo immetterci di tutto, vuol dire che avremo poche speranze di portare avanti una società sana e delle generazioni future, con tutti quelli che sono i problemi di malattie che tra poco vedremo, difficilmente avremo una società sana e i ragazzini in gamba. Se invece utilizzeremo una cultura diversa, sicuramente una cultura più attenta e biologica, probabilmente riusciremo ad avere maggiore successo. Il glifosato, una serie di, visto che il tema di oggi è proprio il glifosato, vi ho portato una serie di slide proprio sul glifosato. Il glifosato è uno dei pesticidi più utilizzati al mondo, registrato nel 74 negli USA da Monsanto, è stato utilizzato per far crescere meglio le piante OGM. Le piante OGM non sono un gene, credo che non sia possibile coltivare in Italia, però noi mangiamo tutti i giorni il gene. Lo importiamo per gli animali come concime, anche legali dal carne.
quindi immagino abbastanza assurdo questa. Cioè, noi continuiamo a mangiare tutti i giorni queste sostanze OGM, o derivate dagli OGM, e in ogni caso abbiamo anche con i residui del glifosato. Queste sono le acque superficiali e sotterranee in Italia. Questi sono degli studi dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione Ambientale, del 2010, credo che siano queste, 2010, sì. E vi fa vedere come le acque sono inquinate in tutta Italia. Laddove vedete un po' più bianco, perché le analisi non si fanno. Non è che siamo salvi. Per esempio il Molise, dove stiamo noi, anche parte della Campania. Certo, la Lombardia è sicuramente quella dove maggiori sono i controlli e dove maggiori sono le quantità delle sostanze di glifosato e petrolio. Andiamo avanti. Vedete, il glifosato è forse il terzo in assoluto più ricercato in Italia, però vedete l'AMPA. L'AMPA è un metabolita del glifosato. Sommate 1 e 3 e arriviamo a quantitativi enormi delle acque superficiali. Andiamo avanti. Gli effetti del glifosato, le disfunzioni che determina e le conseguenze. Si parla di trombosi venose, a malattie della cistifemia, a insufficienza renale. Sono le conseguenze di una assunzione di glifosato importante, continua, con cronica. Potremmo proprio dire come medici cronica. Andiamo avanti. Nel 2015 l'OIAC, dopo una serie di studi e di osservazioni, di valutazioni, di dati che vengono da tutto il mondo, ha classificato il glifosato e anche altri quattro pesticidi come gruppo 2A, cioè come probabile cancerogeno. Chiaramente questo significa anche che l'OIAC, che è un ente, il braccio destro della sanità per l'OMS, è sicuramente un ente importante, sicuramente un ente che ha una forza di impatto incredibile sul mondo sanitario, però nonostante questo è condizionato talmente tanto che non si è potuto più esprimere passando solamente dal 2B al 2A. Questo sinceramente credo che nel giro di qualche anno sarà, soprattutto l'Unione Europea dovrebbe ora poco votato sul glifosato in maniera particolare, credo che ha votato continuando a utilizzarlo. Mi sembra che allora abbiamo avuto una notizia più giornata. Però penso che in ogni caso nel giro di qualche altri studi ci vorranno, classificare come una sostanza di grado 1, cioè di sicuramente cancerogeno. Passo a quello successivo. La Convenzione di Stoccolma nel 2006 ha inserito 12 pesticidi, ritorniamo proprio al concetto dei pesticidi in genere, come OPS. Nel 2009 ha aggiunto altri 14 pesticidi. Ma cosa sono i OPS? Andiamo avanti. Sono dei composti organici persistenti, insieme ad altri, tipo psoas oppure diossine. Hanno delle caratteristiche particolari, trasporto a lunga distanza. Il DDT, ora l'abbiamo conosciuto tutti quanti, l'abbiamo abolito forse 40-50 anni fa, non so quando, ma il DDT ancora oggi è presente. Ma il DDT che cosa succedeva? Che aveva una capacità di evaporare incredibile. Si alzava nell'atmosfera ad altissime quote, veniva vaporizzato e veniva trasportato ai venti in tutto il mondo. Il polo nord è pieno di DDT, le foche, gli orsi bianchi sono nel loro grasso e c'è tutto solo DDT, forse un po' di grasso, forse. Il trasporto a lunga distanza faceva sì che questo DDT è stata una delle sostanze più pericolose e più dannose. Oggi purtroppo lo utilizziamo ancora in Africa, perché combattere contro le zanzare della malaria, in questi paesi poveri non hanno altra soluzione e usano ancora il DDT. Ma la storia continua, viene evaporato e viene portato ai regni in tutto il mondo. Persistenza dell'ambiente, possono durare intatti così anche per decenni. Si biomagnifica,
Che significa questo concetto? Significa che anche se non possono essere rapidamente o facilmente assorbiti da un essere vivente, però una trasformazione batterica di queste sostanze vengono trasformate. Vi faccio un esempio facilissimo. Il mercurio, noi ci abbiamo giocato sempre quando si rompeva il termometro, giocavamo da piccolini con il mercurio non lo potevamo assorbire, anche se veniva a contatto con noi non ci poteva fare male, perché il mercurio non è possibile assorbirlo come metallo pesante. Però quando entra nelle falde acquifere, quando entra nei laghi, si trasforma, i batteri lo trasformano in metilmercurio, ecco la prima modificazione. Viene trasformato in un composto che è assimilato dagli esseri viventi, risale la catena alimentare e ce lo ritroviamo negli alimenti. Oggi attraverso i pesci noi mangiamo mercurio. Biomagnificazione di alcuno non significa proprio questo, significa che io mangio più piccolo fin quando il più grande si riempie di mercurio. Chi è che si riempie di mercurio o di pesticidi? Il bambino allattato al seno. Elevata tossicità, e questa la dimostreremo fra poco. Andiamo avanti. Il concetto è chiaro, non c'è parola migliore di questa immagine. Andiamo avanti. I pesticidi, oltretutto, circa 105 riconosciuti fino adesso, hanno anche, oltre a una tossicità intrinseca, hanno anche un'altra azione nel vivente, cioè sono interferenti endocrini, sono dei distruttori endocrini, chiamano gli Stati Uniti americani, determinando tutta una serie di funzioni alterate dei nostri ormoni, delle nostre ghiandole interne, specialmente delle ghiandole riproduttive, la tiroide e altre ghiandole, dando anche disturbi autoimmuni, abortività spontanea, endometriosi che in aumento notevolmente come patologia che vediamo nelle ragazze, sviluppo puberale precoce, disturbi della fertilità maschile. Ci sarebbe da parlare tantissimo su queste cose qua. Andiamo avanti. Il mercato dei pesticidi nel mondo, perché non lo riusciamo a fermare? Perché non si ferma? Perché vale circa 18,5 miliardi, questo credo che sia una slide un po' del 2008. Oggi sarà sicuramente cambiato. Il numero di pesticidi, di sostanze che utilizziamo sono tantissime in Europa, in Italia, come dicevamo anche prima. Andiamo avanti. Il medico cosa può fare? Voi dite, ma perché il medico non si ribella a queste cose qua, visto che le sappiamo, le stiamo studiando? Il medico fa del suo meglio, lo scienziato, l'epidemiologo, lo statista, fanno del loro meglio, ma un'indagine epidemiologica parte oggi e arriva fra 20 anni. Noi abbiamo sempre 20 anni di ritardo. Oggi mettiamo in ambiente una nuova molecola che si chiama XY. Allora noi la cominceremo a studiare fra qualche anno, avremo risultati fra 20 anni, non andiamo più avanti così. L'indagine epidemiologica sì, si fa, le abbiamo fatte, ve ne porto alcune che vi ho scelto come esempio, ma non è possibile andare avanti più così. Dobbiamo bloccare proprio assolutamente l'immissione di sostanze pericolose, cancerogene e tossiche e mutagene in ambiente. L'indagine epidemiologica viene bloccata da che cosa? Con condimenti vari, da finestre temporali, da fonti multiple di inquinanti. Non possiamo capire se il glifosato è stato lui da solo. C'è una certa possibilità. Bisogna fare degli studi molto approfonditi. Però nonostante questo, andiamo avanti, vi porto tutta una serie di esempi, andiamo avanti. Questo studio, uno studio enorme, fatto negli Stati Uniti sugli agricoltori, e credo che questa poi possa essere la base di partenza di queste riflessioni. Gli agricoltori in genere sono i soggetti più sani, perché fumano poco, perché lavorano all'aria aperta, perché mangiano bene, e poi nonostante questo negli Stati Uniti hanno visto che malavano di più di per una serie di patologie al cervello, la posta, a tessuti linfatici e al tessuto emolinfopoietico. Il cancro dell'albero è legato al sole e probabilmente ci sta pure. Ma le altre patologie andiamo a vedere. Questo studio che si chiama Agricultural Health Study ha coinvolto veramente tantissimi agricoltori,
hanno trovato un aumento del tumore della prostata con un valore superiore all'1,19. Significa che se era uguale a 1 lo studio, significa che non c'era differenza tra la popolazione agricoltori e la popolazione di una città. Non c'era differenza. Mettendo a confronto invece le due popolazioni, c'è un aumento di circa il 19% in più. Non è poco. Per il mieloma multiplo, 42% in più. Per il linfoma, nelle zone periferiche, 34% in più, nella stessa popolazione americana. Ed è l'esposizione professionale che vedeva nello studio che ha determinato questi aumenti di fattori di rischio. Andiamo avanti. Questo studio sulla prostata, fatto da Bertone a Parigi, che è un amico del Liste parigino, ha visto come il tumore della prostata viaggiava in alcuni paesi, tra cui le Martinique, 177% rispetto a 121%. C'è un aumento notevole, andiamo avanti, qua si vede meglio come la differenza negli anni tra la Martinica e la Francia è stata evidente per il tumore alla prostata. Andiamo avanti, le conclusioni quali sono state? Che non c'erano correlazioni con le diete, non c'erano fattori genetici modificati, mentre era aumentata la quota di pesticidi che la Francia esportava in Martinica, perché in Francia non li usano più, o li usano di meno. Tenete presente, mi sono dimenticato di mettere una slide che ho fatto vedere pochi mesi fa. Tenete presente che in Europa noi siamo il paese veramente con più uso di pesticidi. Gli altri paesi sono crollati completamente, l'Olanda, la Danimarca, la Germania, sta riducendo notevolmente le quote di pesticidi. Peccato che me la sono dimenticata. Andiamo avanti. Quest'altro studio parla delle leucemie dei bambini. Con bambini, figli di agricoltori o di persone che hanno in ogni caso utilizzato i pesticidi o sostanze tossiche, o come madre o come padre, nel vicino casa o nel giardino dietro casa. Questa è una meta-analisi di 40 studi, cioè è uno studio che ha ristudiato completamente altri 40 studi, sono dei numeri enormi, e hanno trovato un aumento di leucemia, linfomi e tumori cerebrali nei bambini, solo perché i genitori hanno dichiarato utilizzando regolarmente o davanti casa o dietro casa o nel giardino o nell'orto vicino casa. Andiamo avanti. Quest'altro studio, sempre dell'agricoltura del Stato, quello americano, su 17.000 bambini, ha visto un aumento di linfomi di Hodgkin e tumori in altre sedi legati specialmente a questa sostanza qua, dove l'odd ratio è stato del 2,66, cioè circa 166 volte in più, correlato a questa sostanza. Andiamo avanti. Sul discorso della riproduzione, perché hanno quell'azione di interferenti endocrini, questo studio svolto nel Veneto, su una serie di studi, sempre una meta-analisi, ha visto come in 15 studi difetti alla nascita dei bambini, in 5 studi un tempo di attesa della gravidanza alterato, ridotta fertilità in altri studi. Sono tutti documenti che hanno fatto in Veneto, perciò sono dati del Veneto stesso, indicano infatti una relazione con le malformazioni, mentre giustamente lo studio dice che per altre evidenze ci sono ancora delle nozioni troppo deboli, bisogna fare degli studi, ma questo mi sembra giusto. Andiamo avanti ancora. Parliamo del sistema neurologico, che è la patologia che ci preoccupa di più. Il dato di danni degenerativi e neurologici nella popolazione italiana è in continuo aumento, ma non solo per l'Alzheimer, che forse ne vediamo fin troppo ormai, ma per il Parkinson e per la SLA, e le correlazioni con l'uso di pesticidi sta diventando sempre più ferrato. Vediamo questo studio che ci dice come l'esposizione a un numero di pesticidi, specialmente quelli idrosolubili, organofosforici, come guarani e glifosato, hanno determinato un aumento del rischio della malattia di Parkinson. Infatti, andiamo avanti,
in Francia dal 2012 è considerata degli agricoltori malattia professionale. Ho detto. Quest'altro studio, sempre del comune di Reggio Emilia, uno studio italiano, ha messo in correlazione la SLA, che sta aumentando anch'essa, con alcune sostanze, alcuni pesticidi, con una significatività statistica che è molto alta. Andiamo avanti ancora. Questo è un altro studio che fa lo stesso confronto, dove l'odd ratio è di 1,9, cioè 9 volte in più il rischio rispetto alla popolazione normale. Andiamo avanti per finire e chiudo in maniera tale che vi ho annoiato il meno possibile. Finisco con le parole di Lorenzo Tomatis, che è stato il fondatore di Liste, morto nel 2005, ci ha lasciato, ma è stato per 20 anni il responsabile del Viasca. In Italia è poco conosciuta questa figura di professionista, però in Europa e nel mondo è molto conosciuto perché ha diretto lo IAC per oltre 20 anni. Lui ha detto: se non mangiamo subito, ha lasciato questo testamento, diciamo, se non mangiamo subito sulle cause di malattia, non possiamo aspettare che sempre l'indagine, con tutte le difficoltà che ha l'indagine epidemiologica, ci possa dare dei suggerimenti immediati. Dobbiamo agire subito per non tentare, per non consentire l'esposizione a sostanze tossiche e mutagene della popolazione. Infatti dobbiamo agire come prevenzione primaria, dice lui. La prevenzione primaria è l'unico fattore che ci protegge veramente e può proteggere sia chi ha i soldi, chi non ha i soldi. Se oggi si può permettere di fare una risonanza magnetica a pagamento il giorno dopo, chi purtroppo deve aspettare 6 mesi. Che oggi il sistema italiano è questo. E lui dice che se non agiamo con la prevenzione primaria, meglio diceva, se non agiamo con la prevenzione primaria, difficilmente riusciremo a dare una salute vera ai nostri cittadini. Credo che mi sono fatto spiegare bene, mi sono fatto capire bene, perché il medico si deve interessare di ambiente. Grazie.